Ciao ragazzi, bentornati su Crema Scarfishing. Oggi molto wild. Molto wild, sono un po' provati perché la sveglia è stata molto... Sì, tre e mezza. Presto. Comunque ragazzi, oggi siamo in sessione in un posto nuovo, in un posto che oltretutto ci avete anche richiesto, esatto, di fare un video quando andate nel... Sì, allora vorrei subito dire una roba, che siccome è un nuovo posto per noi, sì, e decidiamo che il video uscirà lo stesso, a seconda se prendiamo o no. Perché? Esatto. Perché siccome ci chiedete continuamente come ci si approccia su posti nuovi, ma che montature usate, ma come andate a calare. Il video lo faremo calare, ugualmente, cioè, ragazzi, facendovi vedere come stiamo approcciando come Crimax la si approccia su un posto nuovo. Siamo nel Brenta, esatto, adesso vedrete sicuramente qualche immagine. Abbiamo già calato le canne. E come le abbiamo calate? Beh, abbiamo utilizzato il barchino, ragazzi, perché comunque la corrente che c'è non è una corrente molto forte, quindi abbiamo utilizzato la T1 per fare le calate. Adesso ovviamente nel corso del video vi spiegheremo tutto. Esatto. Bene, lascio spazio all'immagine. Sì, diciamo che facciamo vedere un attimo come ci siamo accampati, chiamiamo così, e poi andiamo subito a fare delle riflessioni, vediamo su cosa. Vai! Allora ragazzi, facciamo vedere come ci siamo posizionati. Stiamo pescando entrambi con due canne a testa, perché comunque la postazione, diciamo, sei canne sono a meno tante. Che ci mette un pod in acqua, ma sì, non è il nostro caso. Che oltretutto vi facciamo vedere anche, siamo a 2 metri circa dal, da, diciamo, da sotto, dal livello dell'acqua, quindi siamo 2 metri sopra. Allora ragazzi, due canne, ripeto, picchetti veloci veloci, abbiamo usato i carrettini ovviamente per arrivare fino a qua. Infatti uno parcheggiato qui comodo, per fare le varie calate. Tendifilo li abbiamo messi perché abbiamo deciso di mettere comunque i tendifilo, esatto, a differenza di Christian che pesca sempre con i boots bar. Io sono andato sui picchetti singoli, che sapete che mi piace, ma soprattutto perché qua c'ho anche lo snodo, quello che appunto riesco a inclinare un attimino per far stare... Che lui ha le canne alte. Esatto, anche esatto, perché, sì, perché ho degli ostacoli qua davanti, quindi ho picchetti un po' più lunghi davanti, picchetti un po' più bassi dietro, e appunto l'angolare lì che mi permette di tenerle inclinate nel modo che voglio. Una cosa abbiamo notato, la postazione non è vergine, nel senso che ovviamente purtroppo... ci pescano. Sì, purtroppo, nel senso che, vabbè, cioè, ragazzi, sì, dieta. Purtroppo, ecco, c'è un motorino, quindi purtroppo è così. E questa è la discesa, insomma, che ci accompagnerà poi. Esatto, qui abbiamo andare a prendere le carpe. Il nostro fedelissimo AT1, che ha fatto il suo egregio lavoro anche oggi, e niente, quindi qui è come ci siamo sistemati. Io direi, Cri, che il prossimo step è capire con che righe stiamo pescando, perché ovviamente non c'è. È un fiumiciattolo, anche che innesca abbiamo, esatto, scelto, non è un fiumiciattolo, non è la solita cava o il laghetto a pagamento, quindi è un po' diverso. Qua siamo sul Brenta, ragazzi, non è neanche il solito naviglio in cui ci vedete fare qualche sessione ogni tanto. Qui cambia tutto lo scenario, quindi adesso direi che, dopo aver visto qualche altra immagine dall'alto, andiamo a parlare di rig.
Allora ragazzi, adesso vi spiego un attimo come abbiamo approcciato questa sessione con la pasturazione, con i righe, perché ovviamente noi di questo posto non conosciamo nulla, quindi non abbiamo idea di come sia fatto il fondo, di che profondità, come... cioè, è una cosa nuova per noi. Ci siamo fatti un'idea ovviamente usando il barchino con il dipper, quindi abbiamo avuto modo di capire il fondale. Allora, è una specie di piatta sotto con eventualmente le sponde ovviamente ai lati. Noi abbiamo scelto di calare sopra i scalini sulle sponde, perché come al solito noi siamo dell'idea che le carpe si alimentino vicino le sponde, quindi abbiamo scelto di calare tutte e quattro le canne vicino alle sponde. Questo poi ne parleremo. Rig, allora ragazzi, faccio vedere. Abbiamo fatto dei combi rig, quindi c'è una parte rigida e la parte col trecciato morbida. Vi faccio vedere cosa ho utilizzato, perché siamo andati ovviamente come treccia questa, bella assieme, sì, perché è bella forte, e assieme ovviamente al boom, quindi è quello grosso, perché questo qui è il quello 65. Da 65. Quindi abbiamo scelto di utilizzare comunque dei materiali importanti, proprio perché sì, stiamo parlando comunque di un fiume di una portata importante, e gli ami abbiamo scelto di usare questi, i clor del 2. Quindi ragazzi, stiamo facendo una sessione utilizzando delle cose un po' massive. Abbiamo innescato bolle del 25 e doppie 20-20, 20-16, che mi ha fatto anche degli inneschi importanti, perché comunque è un fiume dove le carpe hanno fame, quindi mangiano. Quindi questo è diciamo l'approccio che abbiamo scelto. I rig sono tutti così, quindi abbiamo scelto di fare unicamente questo rig. C'è sempre il piombino che dovrebbe aiutare la lamata. Scusa? Dovrebbe aiutare la lamata, okay. Appunto in fase di... ecco, sì, è poco serio la soletta, poteva accocciarla un po' di più, ma non importa. Non penso che le carpe stiano a guardare, esatto, la soletta. Esatto, quindi ragazzi, questo è l'innesco. Vedete che il cappello è abbastanza lungo. Alza un po'. Per far stare appunto degli inneschi sì, generosi. Generosi, e basta. Quindi questo è un amo dove non necessita di mettere il kickers, perché è già l'amante di suo, sì, senza, studiato apposta, senza boilers, guarda, dal buon Danny, esatto, senza boilers è già l'amante di suo, quindi speriamo ci aiuti. Bene ragazzi, adesso vi mostriamo un attimo anche dove abbiamo calato i vari punti e proseguiamo. Allora ragazzi, parliamo di quello che è stata la pasturazione di oggi. Ovviamente penso che sia un po' improponibile, impensabile andare a calare col sacchettino in PVA qua, a differenza di quello che facciamo di solito in naviglio e con cui abbiamo comunque risultati. Oggi la sessione prevede l'utilizzo di palline, ok? Quindi ci siamo fatti rollare un po' di palline, mix semplice che entra veloce in pastura, e col barchino appunto andiamo a scaricare sulle nostre canne una buona quantità di palline. Non abbiamo usato neanche il pellet, perché comunque c'è un po' di corrente sotto, ok? Anche se in superficie non si vede, ma sotto la corrente c'è. Quindi questo mi porta anche a dirvi che non stiamo usando piombini semplici, ok? Si parla di piombi cri 180, 200, 250, 220, insomma. Sì, sì. Ok, buon, perfetto. Quindi anche questo è un altro punto di accorgimento quando si va su fiumi di queste portate, ok? Piombi non leggeri, sgancio rapido del piombo, mi raccomando, perché gli incagli sotto sono presenti, ostacoli, rami, ramaglie. Non fissare il led clip, appunto, quello per lo sgancio del lasciarlo piombo. Lasciarlo sempre libero, perché esatto, comunque ostacoli ce ne sono. Esatto. Bene, parentesi piombi. E quindi niente, oggi ci siamo fatti apparecchiare 2-3 sacchi di questi, e non so se li useremo tutti, però diciamo che per ogni canna almeno quei 700-800 grammi di palline glieli buttiamo giù, ok?
E niente, quindi questo per quanto riguarda la pasturazione. Non stiamo usando Cobra, perché comunque quando andiamo a calare col barchino la calata è millimetrica e anche la pasturazione è millimetrica, perché cade sopra l'innesco. Quindi andare a scobrare per noi non aveva senso, ok? Non vuol dire che non lo ha per tutti, per noi non aveva senso. Bene, capitolo pasturazione, fatto anche questo. Giusto, Cri? Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Se vuoi dire che abbiamo utilizzato anche il foam come aiuto. Sì, allora giusto, bravo, calando col barchino comunque a una profondità di 3 metri, 3 metri e mezzo, 2 metri e mezzo se non mi sbaglio sulla riva. Sono 5 metri e qualcosa nel mezzo più o meno, esatto. E sulle sponde siamo sui 2 metri, 3, ok, per far sì che il rig scenda bene, ok, che si adagi sul fondo bene, abbiamo usato le chips di foam che ci avete visto usare quando abbiamo fatto il video sullo zig rig regolabile, e le abbiamo adagiate sull'amo in modo che scenda un pochettino più piano una volta che il piombo tocca per terra e si adagi tranquillamente sul fondo senza sprofondare magari in eventuale fango che ci può essere sotto. Bene, andiamo avanti. Allora ragazzi, intanto fa freddo stamattina, fa veramente freddo, non me l'aspettavo. Comunque vabbè, riguardo alle calate, abbiamo, come detto, abbiamo un po' calato sulla sponda opposta per due motivi sostanzialmente. Il primo è che ovviamente, come già anticipato, già detto sempre negli altri video, in presenza di piante, diciamo secondo noi, il pesce va a alimentarsi lì sotto, perché ovviamente cade del cibo, quindi il pesce va a alimentarsi lì. Poi anche per un discorso di corrente, perché comunque a 2 metri, 2 metri e mezzo non c'è quel flusso di corrente che c'è a 5 metri, che è molto più forte. Di conseguenza lì abbiamo più la possibilità che la pastura resti nello spot, pastura e anche innesco. Quindi abbiamo calato la prima canna a sinistra di Max in quel punto lì, perché ovviamente si trova vicino a delle piante, sotto era abbastanza pulito, perché abbiamo cercato anche il pulito ovviamente, dove non ci fossero troppi ostacoli, perché poi va bene che gli ostacoli diciamo è un punto a favore per la carpa, ma il nostro punto a sfavore poi quando lei deve partire. Quindi prima canna abbiamo calata lì, la seconda in questo punto, sempre per un discorso di pulizia sotto e di spot. La terza canna invece è stata calata in questo spot, in presenza di quell'albero lì, e l'altra dalla parte opposta. Quindi questi sono i quattro spot che abbiamo scelto per calare insomma i nostri innesti. Speriamo siano proficui, e se lo saranno ovviamente vedrete il pesce. Bene ragazzi, altro spunto di riflessione: è da un anno ormai che i Daico non li usiamo. Dopo l'ennesima sessione, anche oggi ci siamo fatti una domandina. Due domande, ok. Da quando abbiamo iniziato? Li vendiamo? No, da quando abbiamo iniziato ad usare la picchetteria MA07, perché anche prima avevamo dei picchetti, ok? Però cioè, la qualità non era quella che può offrire un picchetto in acciaio fatto in un certo modo. Quindi da un anno a sta parte che avete visto il video, l'unboxing che abbiamo fatto sulla picchetteria MA07, i Daico sono chiusi a fare polvere. E niente, è una riflessione che ci facevamo, vi avevamo promesso comunque anche un feedback da parte nostra. Dopo un anno adesso ve lo diamo. Esatto, allora, un po' in ritardo, ma... No, nel senso è questo, noi avevamo anche prima dei picchetti e sinceramente sì, li abbiamo usati. Però, cioè, non so, magari il fatto che su un acciaio, io li maltratto, ve lo dico, sono sincero, io sono li maltratto proprio, li butto in macchina, quando in pesca... Sembrano nuovi. Diciamo che l'acciaio ha il suo perché, quindi sicuramente magari il fatto che sia un acciaio, il fatto che magari ti danno inconsapevolmente quella sicurezza in più, sì, magari che non ti dà la plastica. Alla fine, prima hai fatto vedere anche come mi sono posizionato io. Cioè, avere un picchetto modulabile, perché c'ho quello un po' più alto davanti, quello un po' più basso, esatto, dietro, cioè, non so, io oggi sinceramente, se penso che potevo tirare fuori il Daico, non l'avrei fatto comunque, anche se l'avessi portato dietro. Quindi ragazzi, per farla breve, sì, ci troviamo bene con i picchetti. Esatto, esatto. Quindi sì, a meno che non ci troviamo in una condizione dove proprio non possiamo usarli, ma... Beh, a parte che abbiamo ricevuto tanti feedback positivi di gente che hanno scoperto appunto MA07
grazie al nostro video e ci stanno dando feedback positivi. No, comunque quindi... ragazzi, sono veramente, i picchetti sono veramente fatti di ottima qualità e sì, ripeto, noi è da un anno che li stiamo utilizzando e li abbiamo usati ovunque fin adesso, quindi... Ma sì, in qualsiasi sessione ormai portiamo i picchetti. Sì. Detto questo ragazzi, torniamo a pescare. Esatto. Ragazzi, ho ricalato la canna di sinistra perché fino adesso purtroppo non c'è stato nessun tipo di movimento, però memory del fatto che appunto anche nei video precedenti abbiamo visto saltare qualche pesce sulla sinistra, ho detto perché no, ai laghi Cesena, vi ricordate il video, avevamo visto saltare, io ho detto Cree, tira la canna là, pastura lì sopra ed è partita. Ovvio, qua la situazione è diversa, siamo su un fiume, quindi potrebbe essere anche un azzardo, chiamiamolo così. Però abbiamo visto saltare due o tre pesci, tutto sulla sinistra, fatto sulla canna, ricalato col barchino, e vediamo se anche su uno spot come questo, che ripeto, cambia da un lago come quelli di Cesena, possa pagare questo tipo di tattica, quindi vedere il pesce che salta e andargli a calare sopra. Speriamo ragazzi, perché fino adesso ancora pesce non ne abbiamo visto, però vediamo se questo cambio di tattica ci dà ragione. Allora ragazzi, finché aspettiamo ovviamente, perché le carpe al momento non si fanno ancora non vedere. Sono collaborative. Esatto. Colgo l'occasione, visto che abbiamo detto che questo video comunque lo carichiamo, per parlarvi di una cosa anche importante, perché ci avete più di qualche volta chiesto in merito ai droni, utilizzando un drone per fare delle riprese, ci avete chiesto più volte che drone usiamo e quant'altro. Colgo questa occasione per spiegarvi un attimino come funziona un po'. Allora, noi usiamo questo drone qui, che è il Mavic Mini della DJI, e è un drone classificato come inoffensivo, ovvero pesando meno di 250 grammi, e ve lo mettono scritto anche qui come vedete, questo drone non necessita di un patentino, quindi non serve il patentino. Dai 250 grammi in su vi occorrerà un patentino, sono divisi in varie categorie, quindi poi adesso non sto qui a dirle perché non sono un esperto, però seguo un canale YouTube, anche io personalmente, di Andrea Pinotti, che lo saluto e lo ringrazio perché mi ha aiutato a capire tante cose. E quindi questo drone non ha bisogno di patentino, però bisogna comunque registrarli, perché vanno comunque registrati. Va stampato un QR code, che è questo qui, e dovete appendere queste etichette identificative, perché comunque il drone ha una telecamera che capta video 1080, quindi in quello caso lì bisogna assicurarli. Va fatta l'assicurazione, va registrato ovviamente, e vanno rispettate le norme di volo, che trovate in un sito che si chiama D-Flight. Non le vedrete perché dovrete registrarvi prima di vedere le varie mappe, comunque ci sono varie altezze da rispettare. Ogni volta che noi andiamo a fare un video
cerchiamo, io guardo sempre personalmente quanto posso salire col drone. Ci sono delle altezze che vanno dai 20 ai 45 ai 60 120 metri, che è il limite massimo consentito, quindi ecco, state molto attenti, perché ovviamente non si scherza, si va sul penale. Quindi noi abbiamo preso questo drone qui, che è piccolino, leggero, e per quello che dobbiamo fare ci va benissimo. Finora ci ha sempre regalato immagini stupende, e basta ragazzi, per ora ci troviamo molto bene, e casomai ve lo metto in descrizione esattamente cos'è in questo video. Quindi basta, eccolo qui, Mavic Mini. Bene ragazzi, allora Brenta 1, Climax 0, però come sapete non ci arrendiamo qui, ci ritorniamo come al solito. Sì, sapete che noi queste sconfitte ci aiutano qua così. Però ragazzi, bisogna prendere quello che abbiamo capito oggi e ovviamente sfruttarlo per la sessione proprio. Quindi oggi ovviamente abbiamo capito alcune cose, perché ovviamente non avendoci mai pescato le impariamo man mano che ci peschiamo. Sul campo si impara. Esatto. Da tener conto che non abbiamo ovviamente pasturato preventivamente, perché siamo venuti a provarlo per la prima volta il posto, quindi sarà uno spot dove vedrete sicuramente altri video. Questa volta però pastureremo preventivamente, perché qui bisognerebbe fare una pasturazione preventiva. Sì, sì, sì. Ne abbiamo voluto provare lo spot, intanto l'abbiamo fatto vedere e basta. Speriamo che da questa avventura, come al solito di mezza giornata scarsa. Esatto, se poi qualcuno ci vuole scrivere nei commenti anche il suo pensiero, magari ha notato qualcosa sulle immagini che poteva esserci utile, magari una calata più a destra che a sinistra dalle immagini col drone, avete visto qualcosa, fateci sapere ragazzi, perché sapete che noi siamo aperti a tutti e i consigli li accettiamo volentieri. Esatto, quindi ragazzi, Brenta 1, Climax 0 per ora. Esatto, ci ritorneremo. Cos'è volato? Non so. Un tappano. Ci riproveremo. Esatto. E speriamo che questo video comunque vi sia piaciuto. Speriamo che comunque abbia dato spunto magari a qualcuno. Esatto. E noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.